piacere, vi porto da Schiesari. No, più che altro voglio vedere se si è montato da testa e magari sta lì che corre con l'auto. Fatemi vedere Ci stanno Lamborghini chiamando. e eccolo, lo vedi? Lo vedi che c'avevo ragione? All'ansia. Schiesari, prego. Sì, E ride, cioè. ha ragione Alessio, ho un pochettino di ansia perché sto rischiando, diciamo, una figura terribile. Allora, siamo a bordo Sì, di questa spieghiamo a casa Lamborghini. perché non è detto che tutti Intanto sappiano. Spiegaci che sta succedendo. È dentro una Lamborghini? C'è cioè, Orsinia si sta sentendo alla male dal fabbrica ridere? Lamborghini di Sì. San. Sì, Ci prego. credo. Siamo a Sant'Agata Bolognese, fabbrica della Lamborghini. Sono su una Lamborghini incredibile, una Aventador. Mi hanno insegnato un po' a guidarla, spero di non dimenticare nulla. Allora, intanto il cambio qui è un cambio automatico e ci sono quattro tipi diversi di programma: strada, sport, ego e corsa. Io ho chiesto di andare con la corsa, siamo riusciti ad andare con lo sport, a pattuire uno sport. Allora, provo a vedere se mi ricordo come si Passa l'uomo, non accende. c'è. Io non ho Passa capito l'uomo, non c'è. nulla, diciamo, però Ecco, vabbè. sentite il rombo? Sì, il rombo l'abbiamo Sentite il sentito. rombo tipico della Lamborghini? Ok, adesso devo provare a Tipico della partire. Qui Lamborghini, abbiamo infatti il noi cambio tutti, sul diciamo, volante no? automatico. Riconosciamo quello tipico della Lamborghini e quello che Della non è corsa, tipico della esattamente. Lamborghini. Certo, ti stai muovendo. E questo è il cambio, utilizziamo un cambio al volante. Questa macchina arriva da 0 a 100 km all'ora in 3 secondi. Vi faccio risentire il rombo. Sì. Stai calmo però, Chiesa, io sono un po' preoccupata. No, voglio ricordare a casa che È complicato avere una macchina così. siamo lì non per il piacere di Ah, ha Schiesari, che come vedete, diciamo, non gli sembra il dimenticato vero. tutto. Ecco, ha dimenticato tutto quello Non che fatelo a c'è casa. stato prima della vita precedente, ormai è un uomo nuovo, lo vediamo che corre, guarda col capello al vento. No, però siamo lì perché quella è una realtà che ci porta dritti nel futuro, nel senso che quello è uno degli stabilimenti più avveniristici, credo, d'Europa e forse del mondo. Cioè, stiamo parlando di altissima tecnologia, di robotica che costruisce queste macchine in un momento nel quale si parla tanto della crisi dell'auto in Italia, ma non solo. Anche di una mezza crisi tedesca che per noi significa, quindi arriveremo poi a parlare di questo, vediamo se si ferma, cioè lui se la porta via secondo me, viene qui a Roma con la macchina, a quanti chilometri sei arrivato Schiesari? C'ho paura pure di parlargli. Poca Schiesari? roba, poca roba, 80 all'ora, non di più.